passo dello zavallo, ragazzi, ci sono due pescatori e 40 fungaioli, Vincenzino? Alla grande. Oggi tenteremo un'avventura veramente, veramente sfiziosa. È un po' di anni che vogliamo tentarla. È un po' di anni che diciamo tutte le volte: adesso ci andiamo. E non ci siamo mai andati. Quindi sono le 6 del mattino e adesso ci avviamo direzione Lago Nero. Quindi arriviamo su. E cosa facciamo? Proviamo qualche trotto e carte. No, se la provare il trotto e poi siamo mangiati. Ignorant Fishes. Io ho 50 minuti, Ho messo un bello che sudato. Poi inizia a tirare, ragazzi. Comunque tecnicamente quarto d'ora ci siamo. Massimo 20 minuti. La pesca bastone. Poteva essere qua al lago, sarebbe stato più comodo. Adesso al sentiero di là. Saliamo là. Dovrebbe essere là dietro. C'è il Monte Nero. Andiamo in là. Secondo me dobbiamo fare qualche lancio spinning, aspettare una mezz'oretta, un'oretta, che la luce va su, e poi cercarli a occhio con i polarizzati. È molto presto adesso per cercare le carpette. Sì. Considera che loro sono abituati a mangiare anche dei turisti. Sì. Secondo me. E i turisti a quest'ora non ci sono mai. Quindi montiamo le canne e giro spinning? Montiamo le canne, qualche rotantini. Ma di cosa andresti, cioè? Ah, Martin a vita. Martin. Ma la grande. Serve un rotantino veloce, Se no andiamo con spinner, che c'è un po' di brezza. Sì. A jig. Ci siamo portati, ragazzi, la nostra solita Eon da spinning. Questo qua è una 2,10 grammi con mulo Zenon X. Vi mettiamo in descrizione tutto. Peschiamo abbastanza leggeri. Ci aspettiamo dei pesci comunque, anche a livello di carpe, comunque piccole. Ma dovrebbero essere bellissimi. Quindi noi oggi andiamo per la qualità e non la quantità. Vincenzino. Passa tutti gli anelli, E qua, ragazzi, un attimo a sbagliarci, perché con la foga di essere sullo spot salti un anello per far prima. Sì. Qua si fanno le cazzate. Tracciatino Dex, terminalino del 20, fluoro Berkeley. Sì, un fluoro del 20 Berkeley, sì. Praticamente setup trota. Sì, è un setup classico che va bene per tutto, un mix meraviglia. Perché stare troppo leggeri non va bene, perché se noi andiamo con... le carpe non sono gigantesche. Cioè, se dovessi mangiare una carpetta anche di 2-3 kg, bisogna avere un po' di margine, ecco. C'è questa bava di vento che fin tanto che il sole non ci bacia c'è quasi freschino. Ma anche perché noi siamo saliti, siamo leggermente umidi e con questa bava di vento ti raffreddi, capito? Adesso arriva la parte più bella e più brutta della giornata, ovvero i primi lanci, e da lì si capisce subito se può andare in salita o in discesa. Ce la fai? Puttana la... Porco! Si parte subito con qualche rotantino di reazione, si prova a fare tanta acqua, magari c'è qualche predatore alla mattina che attacca, facciamo un pesce e torniamo a casa sani e salvi. Oppure la situazione si fa più pesante, bisogna aspettare, bisogna cercarla a vista. Sappiamo che mangiano a galla delle carpette a pane e siamo carichi e è sempre un'incognita, sempre. Pescheremo uno alla volta e ci alterneremo, appunto perché comunque il lago non è grossissimo e di conseguenza probabilmente non ci sono tantissimi spot dove potrebbero stazionare delle trote. E quindi preferiamo magari fare qualche pesce in meno, ma farlo. Quindi molto importante questo. E gireremo in senso anti-orario, così. Qui c'ho l'angolo. Vai. Ragazzi, due minuti dopo, il nostro accompagnatore ufficiale di oggi è già infrascato. Io farei un lancio qua, Dici? Sì, continua a battere. Fallo qua che bello. Qua bisogna battere... Vai, lancia. Occhio che ci sono dietro, che mi tira via gli occhi.
Perché se c'è, mangia. Cioè, non è che... Abbiamo detto che avremmo girato in senso anti-orario, ma in realtà lo facciamo in senso orario, perché abbiamo visto gli spot, soprattutto rocciosi, eccetera, eccetera, ci ispirano di più da questa parte. Di là c'è molta erba e anche il rischio di incaglio è molto più alto stare di là. Ma crea che è forte, eh? Questo qua era perfetto il lancio. Sì. Sai cosa vuol dire che non ha mangiato? Che non c'era un cazzo. Sì. Andiamo in là. Otto esatte e ancora neanche una tocca. Tutto secondo i nostri standard. Non ci si meraviglia. Esatto. Purtroppo la coppa è stata tagliata non con la macchina, non so come dire, perché porca puttana si è rotta la macchina ieri. No, non c'era più la dama. Andava? È stata fatta con la macchina. Allora l'avete fatta spessa come... Piace un po' che si sente sotto i denti. Comunque, ragazzi, la focaccina ligure... Avrebbe giunta. Sì. Comunque, non sto mangiando niente. Sono le 8:30, però c'è ancora tutto all'ombra. Cioè, il lago è ancora praticamente tutto in ombra. Il sole però sta salendo. Dobbiamo aspettare che si scaldi leggermente l'acqua, perché siamo comunque a 1500 metri. Di conseguenza ci aspettiamo che magari il pesce si attivi leggermente dopo. Abbiamo preferito venire qua prestissimo per due motivi. Il primo è che non c'è nessuno, almeno c'è una pace incredibile. E il secondo è perché... in realtà per questo motivo, nel senso. Intanto ci perdiamo un po' di fresco, perché in questi giorni giù c'è un caldo fottuto. Qua dove mangiare? C'è davvero! No, porco no! Era una trota! Te ti sei messa a ridere perché neanche te ci credevi. No, beh, io ho detto... Cioè, la tua reazione non era proporzionata al pesce. No, l'ho visto. Perché ti sei messa a ridere come per dire... C'era veramente... L'ho visto, eh? Rido perché io ho fatto e dopo due secondi figa te l'ha presa. Secondo me emotivamente non eri collegato. Sai perché? Perché se fosse il 50° pesce che si slama sorridi, ma non c'è un cazzo da sorridere qua. Vabbè, dai, lancia. Ti avevo detto che la pinottina Greg. Ma qua è assurdo comunque, eh. C'era da boh, c'era. Però dai, è positivo che uno abbia mangiato, è positivo. Allora, è positivo perché vuol dire che ci sono. Sì, sì, sì. C'è, raga! C'è, prendi il codino. Vieni qua. Cazzo! L'hai clamata? Sì. Puttana la... Ma era anche un bel pesce, è vero? Porca troia. Era anche un bel pesce. Secondo me era la stessa. No. Non sono così ignorante. Oh, l'ho anche ferrata questa, eh. Ah, questa è sfiga. Fammi rifare. Questo l'ho bucata bene, eh. È incredibile. Cioè, sì. Quella che hai preso te, comunque sì, ha mangiato, sì. Si è slamata ai primi secondi, ma questa qualche secondo c'è rimasta. Vabbè. La verità, sai cos'è? È che se c'è, mangia quasi il primo. C'è? Sì, c'è. Qua. Guadino. Vieni qua. Presa. È tanto piccola che avevo il dubbio che fosse solo. Non ho sentito neanche la mangiata. Ma è una marmorata? E la pantonna. Ma guardaci un po' la livrea. Ma sarà mica una marmorata da boh. Un pesce assurdo. Un ibrido di marmorata. Guarda anche la forma. È incredibile. Non ha la solita forma delle nostre torote. No, beh, un pesce del genere davvero non ha prezzo. No, un pesce del genere non ha senso. Pensiamo, perché non siamo degli esperti, che possa essere una sorta di ibrido di marmorata, perché la livrea a noi sembra quella lì, un afario non la era, un'iridea, benché meno, ma dalla tensione che avevo, quando comunque ho lanciato, non ha dato una mangiata di quelle, pum! Ha dato una mangiata accompagnata, quindi all'inizio un po' non ci credevo, quindi ho aspettato a dire c'è. All'inizio addirittura pensavo fosse un sporco, pensavo che non fosse un pesce. Poi quando ho realizzato è stata magia pura, ragazzi, magia pura.
iniziamo subito a pane, perché la paura è che andando avanti con la giornata si alza il vento, e se si alza il vento cosa succede? Che il pane viene arriva e, esatto, e ciao al cazzo. Pasturiamo con del pane. Questo qua è la spoletta delle Ande grande dell'S lunga, che dovrebbe essere eccezionale. Ora vediamo se vengo una galla. Fondamentale l'assaggio del pane. Buono. Io vi posso garantire, ragazzi, che appena iniziate a vedere le bocche che si aprono a galla, c'è da cagarsi addosso. Guarda là che inizio a vedere delle schiene che si avvicinano. Sì, sì. Cazzo è stato? Eccole là, guardale là. Perché loro poi cosa succede? Che chiamano le altre. È come quando aprono il buffet. Appena uno prende la prima focaccina, tutti, wow, sono molto, molto, molto piccole, ma sono veramente, veramente belline. Siamo sicuri che c'è qualcosa di un pochettino più abbondante? Ovviamente, secondo me, non arriviamo al chilo, Probabilmente qualcosa di più grosso c'è, ma bisognerebbe mettersi giù in maniera molto più seria, tipo carp fishing, insomma. Così col pane vengono a galla delle carpette piccole piccole, però adesso proviamo a prenderle, ci divertiremo un pochettino. Dobbiamo trovare però una zona non disturbata, perché sono le 9:20 e cominciano ad arrivare i primi turisti. Una pace assoluta, si stava da Dio, e poi arrivano le persone a urlare, ma io dico, io sarò anche selvatico, ma se le persone, potremmo essere quei 1000, bisogna stare in silenzio, rispettare la natura, stare tranquilli, figa. Cioè, o sbaglio, Vincenzino? Sbagli, perché noi ci... Sì, ma noi quando urliamo per le emozioni, ma magari fai l'urlo della cattura e tutto, no? Però poi stai tranquillo col mondo. Senti, sono dall'altra parte, sono in 5, sembra che sono in 40. Che cazzo è? Fica. Perché una volta che loro iniziano a mangiare, c'è da tenerli sullo spot. E quindi bisogna continuare a pasturare, capito? Pastura qua. Guarda, le vedi? Amo da Wookie, da Bass, con su un pezzettino di pane. Abbiamo un po' pasturato, Vincenzino sta allargando la pasturazione in modo tale che loro dopo arrivano. Però vanno un po' a momenti, ecco. Adesso vediamo. Bravo, perfetto. Sei perfetto. Ce l'abbiamo. Che brividi. Attenzione, c'è Greg. Greg c'è. Giocatela, con calma, che se qua hanno delle energie atroci, Calmo. Ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo. È una regina. Bella. Una regina bellissima. Vieni, ci sei? Sì. Aspetta che devo stare attento, perché tirano, Vai. 3, 2, 1, vai. Ce l'abbiamo, ragazzi. Slamano al volo. Mamma, che pinne. Che pinne incredibili. No, questo è un pesce bellissimo. Considerazioni, Greg? Micro carpetta. Super selvatica del Lago Nero. Guarda, la cosa bella è che rispetto alle carpe grosse sono più difficili da gestire queste, vanno. Sì, perché ma poi sono bellissime, ma la qualità del, mamma mia, guardate com'è pinnata, epica, sanissima, release, bellissima. bella. Missione compiuta. È facile col pane, nulla da dire, molto divertente, perché è come avere in canna una trota da un paio di chili, 2-3 chili, forse anche di più, cioè tirano come delle dannate queste qua, poi sono super pinnate. Facile ma non banale, perché comunque è vero che sono abituato a mangiare il pane e comunque la strategia è facile applicarla, ma allo stesso tempo sono un po' stronze, e di conseguenza è vero che pasture, è vero che arrivano, ma guardate, ci sono tantissimi pezzi di pane che comunque non si stanno cagando, e quindi ci vuole un po' di pazienza. In ogni caso, ragazzi, siamo super super soddisfatti, ormai si è fatto una certa ora, è ora di scendere perché comunque dobbiamo tornare in patria. Lago Nero bellissimo, da rifare assolutamente.